Il Consiglio dei Ministri di questi giorni ha deciso sul Trattato di Schengen, che come sappiamo è l'accordo che consente ai cittadini europei di spostarsi attraverso i paesi senza controllo di passaporti. In effetti la crisi è stata scatenata dall'arrivo dei profughi dal Medio Oriente, che evidentemente pone un problema di identificazione e di sicurezza per i paesi europei, se non altro per il fatto che si è scoperto che alcuni dei terroristi che poi hanno causato i drammatici fatti di Parigi venivano in effetti attraverso questi flussi. Si pone quindi un problema per i paesi europei di una sostanziale scelta tra la sicurezza dei propri confini e invece il mantenimento della capacità delle persone di spostarsi all'interno dell'area Schengen. Questa capacità è fondamentale per l'Unione Europea come è fondamentale la moneta unica perché evidentemente è solo attraverso la libera circolazione delle persone che si possono delineare quelle forze di integrazione economica che insieme all'integrazione dei beni, dei capitali e dei servizi consentono i guadagni del mercato interno. Quindi è abbastanza evidente che bisogna tentare di preservare il più possibile la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea stessa. Questo tuttavia non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla nostra sicurezza e alla sicurezza dei nostri confini esterni. Due sono le cose che andrebbero fatte per garantire questa cosa. Da un lato, mettere in piedi quanto prima, e su questo c'è già un accordo politico di massima, ma rafforzandola e dotandola delle risorse finanziarie adeguate, una forza di polizia europea che in qualche modo controlli i confini europei, a prescindere dalla nazionalità e a prescindere dal confine stesso. Quindi una vera e propria polizia di frontiera che possa in qualche modo presidiare i confini esterni dell'Unione. La seconda cosa è un meccanismo molto più efficiente e trasparente di scambio di informazioni tra i paesi, su tutti i cittadini che devono essere identificati al momento del loro arrivo nel paese di destinazione e le informazioni sull'arrivo di questi cittadini devono poi essere trasmesse attraverso l'integrazione dei servizi informatici a tutti gli Stati membri. Non è possibile, non è concepibile, per esempio, che qualcuno arrivi negli Stati Uniti, a New York e che abbia un problema con la polizia di Los Angeles e che la polizia di Los Angeles non venga informata. Evidentemente, nel momento in cui io entro negli Stati Uniti, immediatamente tutte le polizie di tutto il paese sono informate di questa cosa. Al momento questo non succede nell'Unione Europea. Se io entro in Francia, e sono magari oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia italiane, questa cosa non è automatica come passaggio. Questo deve diventare un automatismo e questo scambio di informazioni, questo ulteriore passo verso l'integrazione, non può che essere alla base del futuro del Trattato di Schengen in Europa.